Dopo quasi due mesi il Teramo torna a flirtare col successo e lo fa in modo convincente. Primo tempo di chiara marca biancorossa senza però concretizzare, meno brillante ma più pragmatico l'11 di Maurizi nel corso della ripresa. 1-2 in tre minuti che stende la quotata e ambiziosa triestina. Maurizi torna il sorriso, no? Bella prestazione convincente, vittoria pesantissima. Sì, il sorriso c'è sempre stato perché comunque le prestazioni ci stavano, anche se magari condite a qualche sbavatura. Però, oggi dire... però la migliore della sua gestione, questo ma... possiamo dire senza tema di essere smentiti. Insomma, no? No, non lo so, no. Questo è difficile stabilire, diciamo quale sia. Ok, quindi niente, io sono felice. Un altro dato da sottolineare, mister, non so se è d'accordo, seconda partita consecutiva senza subire gol. No? Esatto, questa è la cosa che più... La cosa più importante per me è che non abbiamo subito gol, che abbiamo trovato un po' di equilibrio. Di equilibrio, bravissimo, abbiamo trovato un po' di equilibrio e questo credo che sia importante. Io credo che il problema del Teramo è sempre stato un po', ecco, questo equilibrio. Pava, nel primo tempo triestina forse irretita dall'atteggiamento aggressivo del Teramo che ha fatto la partita, nel momento migliore invece del secondo tempo per la sua squadra è arrivato il gol del Teramo, forse quando ha pensato di poterla vincere con quel cambio, no? Fuori Coletti, dentro Bariti. L'idea era quella. Avevamo trovato l'equilibrio e stavamo prendendo campo, loro mi sembravano allungati e quindi abbiamo provato, è andata male, però non abbiamo avuto un atteggiamento giusto dall'inizio. Sbagliato l'approccio? Secondo me sì, perché abbiamo fatto degli errori gravi che noi non facciamo di solito. Ancora fuori Capitan Speranza, Maurizi rilancia Ventola, sempre 3-5-2 davanti la coppia Piccioni-Zecca, per contro non c'è Granoce causa squalifica, 4-2-3-1 il grande ex Mirko Petrella e Menzà, esterni il promettente Hidalgo, classe 99, nella terra di nessuno, a ridosso di Procaccio che in realtà punta centrale non è. Teramo propositivo, aggressivo, chiaro l'intento di fare la partita dopo 11 minuti e gigantesca la palla gol a disposizione di Zecca che perfettamente assistito da Persia centra in pieno Valentini, bravo senza immagini, un attimo dopo in uscita sullo stesso attaccante biancorosso, Caidi e compagni in costante proiezione offensiva. Al 19esimo Persia è murato da Sabatino, l'azione continua, girata al volo di Piccioni, l'estremo Giuliano si distende e sventa per ben due volte di testa l'ex attaccante del Sant'Arcangelo su altrettanti cross, prima di Ventola poi di Persia, non inquadra lo specchio, un solo brivido al minuto 37, ma il giovane Hidalgo colpisce male da posizione più che privilegiata. Ripresa, K.O. Celli, problemi muscolari, al suo posto Mastrilli. Nella triestina Hidalgo per Maracchi, Bracaletti al posto di Procaccio, Steffè, trequartista a ridosso di Menzà. In avvio meglio gli ospiti, pur senza insidiare la porta di Lewandowski. Pavanel prova a vincerla, fuori l'ex Coletti, subissato di fischi, dentro Bariti, squadra ancora più offensiva. Passa un solo minuto, 34esimo, Caparbio Piacentini che vince il contrasto con Menzà ed appoggia a De Grazia, frustata dal limite, Valentini sorpreso, 1-0 Teramo, autentica liberazione. Tre minuti più tardi i biancorossi chiudono i conti, da Ventola a Di Renzo, subentrato a Piccioni, invito perfetto, testa di Zecca, nulla da fare per Valentini, prima gioia in campionato per il classe 97 di proprietà del Sassuolo, dopo la tripletta siglata in coppa con la San Benedettese. Questa rete ha un valore assolutamente diverso. Sì, sì, diciamo che la tripletta mi aveva aiutato ad ottenere il posto da titolare. Questo gol ha un sapore diverso, soprattutto dopo i gol che avevo fallito a Vicenza e questo nel primo tempo, quindi sono molto contento di essermi sbloccato e spero di continuare già a segnare partendo da Terni. Dedica particolare? Sì, la dedica è per una persona che è Michele, che non c'è più da un po'. Mi è stato sempre vicino, quindi lo ringrazio tanto, anche se avrà visto sicuramente questo gol. Cimini, vittoria di inestimabile valore, Teramo convincente, hai scaricato a fine partita tutta la tensione. Eh sì, ci voleva proprio tanto. Ci voleva proprio tanto, ma soprattutto è una squadra che sta crescendo partita su partita, quindi bravo ai tecnici, bravi ai ragazzi, bravi a queste persone che si stanno estrenando da corse qualche critica in più e stanno veramente facendo gruppo tra di loro e quindi, come ben sai, nel calcio
la forza del gruppo poi riesce anche a fare delle prestazioni come quella di oggi, che la città di Teramo meritava questo splendido pubblico, meritava la squadra, meritava la società e meritava, e un applauso a tutti, a tutto quello che circonda la Teramo Calcio. Era da tanto che non mi commuovevo. Che cosa ti rimane, Mirko, di questa giornata? Intanto i brividi. Sì, eh? Brividi e poi... All'atto della sostituzione, insomma. Ma all'atto della sostituzione, appena sono arrivato a fine partita, cioè qualcosa di indescrivibile purtroppo. Ringrazio questa città che si merita tanto e niente, grazie. Buon Natale a tutti. Sarà un Natale però di lavoro, perché si torna in campo. Sì, sì. Lavoriamo il 24, il 25, quindi 26. Però è un bel lavoro. Ma sempre un bel lavoro. Noi facciamo una professione che, indipendente da molti che disturbano, facciamo una professione che è molto gradevole, con lati positivi e negativi. Molti che disturbano? Eh sì, perché comunque... No, dico che alla fine, in generale, la nostra professione, comunque siamo soggetti a critiche importanti. Pensavo ce l'avesse con qualcuno importante. No, no, assolutamente. La stampa un po' cattiva. No, assolutamente, la stampa qui è molto serena. Mi piace molto, è molto serena, molto obiettiva.